quanta pena di tuo padre prima di riuscire, anni ed anni. Ma io non posso aspettare. Ti pare bello andare avanti così come facciamo noi, sempre in cerchio del domani? Vorrei che tu non fossi costretta a scopare tutti i giorni, che avessi una bella casa. Non devi preoccuparti per me. Io qui ci sto bene. Credi ci sono tanti bei ricordi legati a questa casa. La prima canzone di tuo padre, i primi successi. Mi pare di rivederlo quando componeva. Non so se saprei vivere in un'altra casa. Si possono fare gli auguri alla festeggiata? Avevo detto, è possibile non fare un saluto alla donna Carmela proprio oggi che è il suo compleanno. Grazie, siete molto buoni. Non è fatta. Ecco, due biglietti per lo spettacolo di stasera. Ci venite a sentire? In cambio ci darete due tazze di caffè. Che feste, Marte, siete. Un attimo, vi servo subito. È già tutto pronto. Poi Paolo, che cos'è, una canzone nuova? Non è tornare, sono stufo. Stufo da che? Devi riscrivere a che serve, non è tanto. Ma tu sei troppo pessimista, vedo tutto nero e ti tiro la scarogna. Sono stanco di questa vita. A proposito, non vai al ristorante, è tardi. Sono lì per te, ci sarà meglio a pensare per me. Voglio passare questo giorno di festa con me. Oggi Paolo è mio e stasera faremo una pazzia. Dopo lo spettacolo andremo al ristorante, ma per mangiare, eh? Oh, come due twisti. Io e la mamma più bella del mondo. Ore in greco, ore in greco. Thank you.
già aspettate. Quanta volta non lo state, la speranza di vincere. Speranza come fatte, tanto bene, speranza come fatte. Come senti quasi tornate a strigliere, come se nuove me le volte, in un po' di vento, c'è già aspettando tanto, non vedrà solo tanto, che scordate me. Voi, signora, questo codice va. Ecco qua, pizze speciali, con gli auguri del cuoco e di tutto il personale. Grazie. Grazie, come si va qui e andate. Ci vogliono tutti bene qui. Potremmo giorno, si ricordano di papà. La differenza è che lui ci faceva il cliente e io il posticciatore. Che mi hai promesso, niente discorsi neri, d'accordo? Senti che parte con questa pizza. E tanti auguri. Grazie Giulio, come sta la mamma? No, grazie. È un bene difficile. La solita sciocchezza. E ci vorrei la solita serenata. Te l'avrei chiesto per domani, dopo questa sera. Se per me non vi preoccupate, io sono già molto stanca. Andrò a casa presto stasera. Verrà a prenderti alla chiusura del ristorante. Grazie Paolo. E per ringraziare anche voi, adesso vi dedico questa canzone. Grazie. Permetti che la canti a me? Prego. Grazie. La luce del giorno si spegne nel cielo. Guardar silenzio d'intorno, la mamma è assopita nel sogno, una vita ride e passa. Il tuo bimbo sogno
Pensavo troppo tardi, ma no. Qui ci metto i polsini bianchi. Ma pensi che stiano bene? Ma è forse meglio lasciarli così. Su, scendi, non farlo tornare. Nemmeno morto. Questa volta no. Deve smetterla con la sua stupida gelosia. Maria, buonasera signora. E insomma si può sapere che cosa vuoi? Questa volta avevo proprio creduto che non volessi più vedermi. Io ti prego di lasciarmi in pace. Maria. Buonasera signora. Come? Permette, le presento il mio amico Lombardi. Buonasera, molto bene. Grazie. Lei è l'amico di Maria? Sì.
posso dire. No, è inutile che tu insista. Ti ho già detto di lasciarmi nel tuo momento, senti. Ci siamo riusciti, guardate che bel qua, sono proprio contento. Ma era lei che cantava? Sì. Le è piaciuta la canzone? Ha una bella voce. Grazie. Ti ho sempre detto che devi avere fiducia in me. Ma è che ti voglio troppo bene. È la tua stupida gelosia che mi dà i nervi. Ho cercato tante volte di frenarmi, è più forte di me. Scusatemi, ma devo andare, ho dei palizzi che sarei tornata subito. Buonanotte. Spero tanto di rivederti, signorina. Va bene, puoi fare tempo. Permesso? Buongiorno. 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 Che sorpresa. Siamo passati di qua ed ho voluto ringraziarti per venire. È stato davvero un bellissimo spettacolo. Siete molto gentile, grazie. Anche a te è piaciuto? Sì, molto. Mi sono contento. Lo sai, difficile oggi accontentare il gusto moderno con quello della nostra era. Ma tu ci sei fatto, sei una vecchia volta. E quando è il prossimo spettacolo? Spero molto presto. E naturalmente non mi dimenticherò di voi. Specialmente di te. Disturbo? Ma no. Buongiorno, signora. Buongiorno, signora. Stavamo per andarcene. E tanti auguri per le tue imprese. Arrivederci e ancora tante, tante grazie. Arrivederci. Buongiorno, signora. Bella ragazza. Chi è? Ti ho detto mille volte di non seccarmi con la tua interrogazione. Chi è? È la nipote del mio amico Castelli. L'ho vista nascere. E crescere. Interessante a quanto pare. Cosa vuoi insinuare? Che sei ridicolo. Ma non ti rendi conto che potresti essere suo padre? Senti, mentre cominciamo le solite storie. Quella ragazza per me non è niente. Ho dato a suo zio un palco per lo spettacolo, sono venuti per ringraziarmi. Commovente. Comunque ti prego di lasciarmi in pace. Non penso, non lo sai che si fa a me. Tu passi indifferente, ne trova pure niente. Cari un cuore mio, ma tenga a te. Sicuro stavo bene, chi mai te pensa mai soturti, ma tu una parola, una guardata sola, non so se ritorno farissene. Thank you.
Non è questo, io vivo con i zii e sono un po' severo, ma farò del tutto, davvero. Promesso? Promesso. Un quarto d'ora di ritardo, mi dispiace, ma ho dovuto liberarmi dalla zia. Quarto d'ora di ritardo. Fiori? Ah, sì. Le piace? Non ci sta. Non prego di accettarle. Grazie. Grazie. Non sono dovuto comprare. No, anzi. Ho tanto desiderato questo momento, adesso che anche con me non so cosa dire. Mi sento confuso. È la prima volta che mi succede, eppure di solito sono un gran cagione. Mi parli della sua voce, delle canzoni che preferisci. Ho saputo che le canzoni anche. Non ho mai capito di guardare una ragazza e sentirmi colpato. E come riuscire ad avere qualcosa che da tempo si è desiderato, come possedere improvvisamente il dono più bello della vita. Thank you.
Lo sa che siamo in pensiero quando stai. Sono quattro. Già, e non è la prima volta. Prima i minuti, poi le mezz'ore e adesso le ore. Buonasera, zio, lo so, ho fatto tardi, ma non mi stupa. Senti, Clara, non è per sbagliare, lo devi capire da te. È solo perché ti siamo come padre e madre che ci preoccupiamo. Dove sei stata tu in questi anni? Amica. Tu devi essere sincera con me. Non ti abbiamo mai fatto mancare nulla. Cosa sono quei fiori? Me li hanno regalati. Chi? Non lo conosci, zio. È un giovanotto che mi è stato presentato qualche giorno fa. Ma lui vorrei dirmi che in così pochi giorni... Non lo so, zio. Ma credo proprio di essere innamorata. E chi è questo giovanotto? Te l'ho detto, zio, non lo conosci. È un artista, un compositore. Il figlio di Lombardi. Quello che canta al ristorante. Un posteggiatore. Bene, Clara, tu sei maggiorenne, ormai sai quello che devi fare, ma noi siamo vecchi, Clara. Ne abbiamo viste tante. Così non sarebbe male che ti dicessimo chiaramente cosa ne pensiamo. Sì, zia, ma non credo di essere sulla strada sbagliata. Vedi, c'è prima di tutto una questione di ambiente. Un posteggiatore non è proprio quello che una ragazza come te può desiderare. Tu appartieni ad un mondo diverso. Oh, zia, non è questo. Del resto anche mia madre era una donna del popolo. Non basta. Noi pensavamo che ora che ci trasferiremo a Genova, con le buone prospettive di guadagno che tuo zio ha, tu avresti potuto sistemarti convenientemente. No, no, Clara, né io né tuo zio potremo mai assecondarti in un capriccio come questo. Non è un capriccio, zio. Ma figliola, cara, sono appena pochi giorni che lo conosci e già parli come se foste legati da anni. Sì, ma è la prima volta. Noi parliamo per il tuo bene, ma non per tornare. Solo sia ben chiaro, noi non ti approviamo e non ti approveremo mai. Che garanzie ti dà questo giovane? Non è un affare che conviene, è molto di più. Sento di amarlo tanto. Amarlo? Clara, noi non ti abbiamo cresciuta fino ad oggi anni ed anni perché tu finissi così. Devi pensare che questo posteggiatore, a meno che non si aiuti con qualche cosa di incognito, avrà la pena di sfamare se stessa. E tu che cos'hai? Sai bene che tua madre non ti ha lasciato nulla. Lo so, mamma non mi ha lasciato niente. Tutto quello che ho lo devo a voi. Ma perdonatemi, non voglio sacrificare i miei sentimenti. Ma come puoi parlare così? Scusate. Clara! Sono stato tutto il giorno a casa, a lavorare. Ho segnato molti appunti, ho buttato giù dei versi, ho composto dei motivi che poi ti farò sentire. E qualche roba, appunti, idee, versi... Ho saputo ispirarmi il nostro amore. Spero proprio questa volta di fare qualcosa di buono. Tu non mi ascolti? Ma sì, Clara. Cosa c'è? L'ho capito subito, sai. C'è qualcosa che non va. No, niente. Avanti, dimmi la verità. Discussioni in famiglia. Che ti hanno detto? Le solite storie. Ci conosciamo da troppo poco. Siamo troppo giovani. No, niente da offrirti. Sì, lo so, lo so. Non è questo. Solo vedi, gli zii avrebbero voluto che io, sai, devono andare al nord dove hanno grossi affari. E allora avevano su di me altri progetti. Io non ho nulla di mio padre e non voglio chiedere nulla a lui. Io quanto te, il tempo per lo dipende. Ma perché dici questo? Non lo so, ti vado un po'. Te ne vado per un po'. Dovrebbe partire a fine mese, ma io... Ma tu sarai costretto a partire con loro. No, Paolo, se tu lo vorrai. Volerlo? Non basta volerlo. Sarà un giorno come questo. Un piroscafo partirà portandoti lontano da me. Confuso dalla folla cercherai di soffocare un saluto e il tormento che mi spezzerà il cuore. Ed io ti crederò con tutta l'anima come in un giuramento. Ritorno, aspetta.
Non mi scordare. Quanto fantasia, amore mio. Non è. È solo un inevitabile triste realtà. Io non voglio che coperto. Intanto, non ho nulla da offrirti. Nulla. Non mi vuoi più bene. Che dici? Paolo, io non posseggo niente di me. E non voglio chiedere nulla agli zii. Sono decisa a non sacrificare la mia felicità. Rinunceresti alla vita che conduci per me? Io ti amo, Paolo, ed è questa la più grande ricchezza della mia vita. Se anche tu mi ami veramente. Non avevo il pensiero di perderti. Vuoi sposarmi, così come sono? Aspettavo che tu me lo chiedessi, Paolo, sono tanto felice. E tua madre, cosa dirà tua madre? Madre, sarà tanto contenta. Lo passerò subito, vedrai. Qualcosa che non va. Ho paura. Perché? Paura di che? Ora che ho detto che sono una mesa, dove non ho mancato la vita. Ora non avete questa pentirsi di me. Sei un affo. Non hai il denaro che fa la felicità della gente. Tuo padre non è stato mai ricco. Ha sudato il suo pane. E quando avrebbe potuto cominciare a raccogliere il frutto delle sue fatiche, io l'ho voluto con sé. Eppure, nessuno è stato più felice di noi. Nessuno. Sì, mio figlio, hai ragione. Tu non hai bisogno più di tempo. Hai davanti a te tante possibilità. Oggi fa così, ma domani la ruota ti va meglio. Io temo soltanto che non possa abituarsi a questa vita incerta. Una donna che è una patrice di qualunque sacrificio. Ti vedo subito e ti vuol bene. Le parlerò io, come una mamma. E se tu lo vuoi, parlerò anche a me, sì. Tu sei la mamma più cara del mondo. Bene. Non lo certo che la zia vi ascolterà. Ecco. Buongiorno. Ciao. Ciao. Che ne restai, Martino? Fa niente, ho la gola secca. Come andate? Niente da fare. Ma le hanno esaminato? Sì, dico. Bellissimo, splendido. Ma se lo dicono vuol dire che ne sono convinti, che scopo avrebbero? Non lo so.
sai che ti voglio bene da tante fiducia. Riuscirai, ne sono certa. Bisogna che venga il giorno stellare e verrà tutto. Fino allora bisogna lottare. Ma quanto? Quanto? È da tanto tempo che lotto. Non ne penso più. Si tratta del mio fidanzato, è un giovane autore. Un ragazzo che non io avrebbe potuto aspirare a molto di più di musicista di lottamento. Non stupisce per tuo zio. Sì, anche lo zio dice la stessa cosa. Ma lo scoppio della mia visita. Sì, capisco. È l'amore che ti fa credere che possa essere il tuo giorno. È il figlio di Lombardo. E sono certa che uscirà con la sua casa. Ha tanto volontà, mi assicuro. Non ho creduto io nei figli degli uomini celebri. Comunque, che cosa dovrei fare? Sentire la sua musica e cercare di aiutare. Sapeste quanto è importante per me che Paolo riesca. Ma per farti contento? Però non dovrebbe sapere che sarà stato io. Capisco. È orgoglioso e penserebbe chissà che. È vero. Dirò che mi hanno parlato di lui degli amici. D'accordo? Grazie. Non lo dimenticherò. Piano, piano. Non l'ho ancora scritturato. Quando avrete sentito la sua musica, lo farete. Grazie. E poi? Quando si hanno gli occhi con un po' di... Sì, davanti. Ecco, dopo farò sapere qualche cosa. E tanti saluti agli zii. Arrivederci. Ancora la nipotina dell'amico Ferdinando. O mi sbaglio? Proprio. E che galanteria da parte tua. E quanto interessamento. Mi credi cieca o sorda? Hai intenzione di fare una scena? Ho intenzione di non passare da cretina, ecco tutto. Lara è venuta a raccomandarmi il suo fidanzato che scrive musica. È il mio mestiere comporre musica. Dalla fidanzata. O il giovane genio preferisce farsi rappresentare dalle donne. In questo caso farà rappresentare. Tu sei tanto cavalleresco col sesso gentile. Così non ne fossi stata con te. Troppe volte te l'ho sentito dire. Non mai abbastanza. E allora ascolta. Non mi butterai via come un cencio. Non mi lascio soppiantare così facilmente. Tu non lo dici ma vorresti farlo. Ce l'hai scritto in fronte con quella là. Proprio perché l'hai vista nascere e è cresciuta sotto gli occhi. E non mancherai di approfittarne ora che ha bisogno di te. Non vorrei farmi una lezione di morale tu. Non ci penso nemmeno, ma ti dico una cosa sola. Io ho dei diritti e non sono disposta a rinunciarci. Stai bene attento. Sono stati degli amici a parlare di me. Ho già sentito qualche mia composizione e mi è rimasto soddisfatto. Vedi, Paolo, non bisogna disperare. Il momento buono verrà anche per te. E allora potrò presentarmi ai tuoi zii e chiedere ufficialmente anche a loro. Certo. Stasera, Maria, ti aspetto al ristorante. No, stasera no. Devo andare dalla Santa con Maria, faremo tardi. Oh. Anche la Santa ci si mette adesso a rubare le ore della nostra felicità. Più tardi. C'è la piccina, eh? Ma che dici, ho degli appuntamenti. Davvero? A chi vuoi darla bene? È tutto il giorno che ti sorveglia. Hai atteso quest'ora impaziente come un collegiale alla sua prima scappatella. Tu non ti muovi di qui. Un ragazzo aspetterà e ne farà bene. Sono stufo di sopportare i tuoi isterismi, la tua gelosia. Stufo! Tu non ti muovi di qui. Lasciami passare. No! E va bene, meglio così. Dovevamo arrivarci una volta per tutte. Tu mi lascerai uscire o sarà l'ultima volta che mi vedrai. Quante volte mi hai minacciata con questa bella frase? Ma ti sei mai guardata allo specchio? E guardati bene. Ancora ti illudi. Chi vuole che si metta con te se non per denaro? Questo non ti riguarda. Non tutte sono come te. Come? Guardate i miei anni migliori. Tutto ciò che avevo. Era una celebrità. E ti ha tirato fuori dall'ombra. Ti ha lanciato. Ho trascurato tutto per te. Anche l'arte per la tua gelosia. E adesso... Basta! È già troppo tempo che dura questa storia. Sono stufo. Penserò all'avvocato a regolare tutto. Grazie.
siete in un gambario e ho paura, forse ho pietà. Mi dice ogni momento la bugia, mamma tormenta, mamma campa. E senza la ricerca di un nodice, mamma vuotando bene sì. Vocino, ma si lentamente, non mi amore vado porto abbraccio a me, sta vocina sapo tutta gente, e la palla sullo vero insieme a te, non mi è bene ma non mi ammorte niente, se felice quando sto vicino a te, non è vera quasi tutta vita mia, e più ciò l'ha già sentito. Questa bugia. San Mattia 62. E chi per? Pronto? 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 Sono disposto veramente a problemi a tutto, se tu vuoi. Sì, lo voglio.
corsa la strada come se trattano, e mi precipitai come un pezzo dall'ufficio. Scaraventai tra il fuori, chiusi la porta a chiave e mi lanciai sull'uscita. Mi seguì una violenta collocazione. E poi chiedevo al carnato ad un certo momento: «No, signor giudice!» Non tette con un balzo fino e strasse la pistola dal cassetto della scrivania. Gli fui addosso per impedirgli di sparare. Catturando l'atto mentre riuscivo a strappargli dalle mani la pistola, una detonazione lo vidi accasciarsi al suolo. Non mancavano mai le belle ragazze nello studio di Ruffini. Comprenderete, l'agenzia teatrale, cantanti, allerite. Io seguivo con un certo interesse il movimento di quell'ambiente. Forse perché sono stato filodrammatico modestamente e il teatro in un certo senso mi ha rimesso nel sangue. Quella sera uscii di casa per comprare una medicina per mia moglie. Erano circa le due. E certa, mi meravigliò incontrare sul pianerottolo del primo piano Ruffini, elegantissimo e profumato. E fui un bambino incuriosito. E mi fermai sul portone. Pronto, commissario, presto, presto. Avevo capito che quella sera doveva incontrarsi con quella. Da troppo tempo quella ragazza gli girava attorno e la sua giovane età aveva finito per fargli perdere completamente la testa. Allora? Allora, rosa dalla gelosia, decisi di avvertire il fidanzato della ragazza. Conoscete questa pistola? No. Osservatela bene. Non l'hai vista prima di me? Non l'avete mai notata? Solo nel cassetto della scrivania di Ruffino. Oh no, che io sappia non ha mai avuto una pistola. Non era tutti gli avvocati. Mio figlio non ha mai posseduto una pistola. Ha sempre vissuto una vita di lavoro, tranquilla, pacifica. Tutti gli vogliono bene e tutti lo possono testimoniare. Vergine santissimo, non abbandonarla. Aiutami. Sì, caro, signora. Io sono pienamente convinto di ciò. Ho preso tanto in cuore il suo caso, anche perché conosco molto bene suo figlio e
come ho sempre pensato e sentito. Il terzo giornale che leggo e tutti parlano di un colpo solo. Ma c'è solo il giornale? È mezz'ora che ti ripeto che il macellaio chiude e resteremo senza carne. E sì, qua una cosa è importante. Io mi sono scordato di dire che di colpi ne ho sentite esattamente due. Vabbè, un colpo, due colpi. L'essenziale è che quel povero uomo è morto. Almeno io ho il dovere di dire quello che so. Ma che ti vuoi mettere nei guai con la giustizia? E se questa fosse una circostanza fondamentale? Antone, sei dichiarato per vivo. Ho detto anche la radio. Ah, no, io devo andare da giù. E così restiamo senza carne. In quel preciso momento ho sentito benissimo due colpi di pistola. Non siete proprio sicuri? Riflettete bene, è un colpo solo che manca all'arma trovata sul posto. Me lo giuro, signor giudice. Se i colpi sono stati due, uno dei proiettili deve essere qui colpificato in qualche posto. I vetri erano intatti. Il corpo è stato trovato qui. Se fu un lungo intervallo tra i due colpi. No, signor giudice, no. Quasi niente. Ruffino venne colpito al petto e cadde così. No, è impossibile, voi avete sentito male. Vi sarete confuso nell'emozione. Io sarò confuso, ma io ho sentito due colpi. Guardi cosa abbiamo trovato. Era conficcato qui.
nessuno gol. Sono stati sparati due colpi e tutti e due i proiettili sono dello stesso calibro. Se la polizia balistica stabilisse che questa pallottola proviene dall'arma trovata, di chi è quella che ha ucciso? Ho già detto, non ci sono per nessuno, è un agente di polizia. Chi? La polizia, signora. Dove si trovava la sera del delitto dalle ore 9 alle ore 10? Ci risulta che lei uscì di casa poco dopo le 9. Dove si trova? Le ho già detto che non ripeto. Dove vuole arrivare? La prego di rispondere alla mia domanda. Andai a fare un giro in città, via Roma, via D'Emilio, non ricordo bene. Via San Mattia 62, no? No, non ci sono stato. Cerchi di ricordare, mia signora. Comprenderà che non si tratta di cosa da poco, ma di assassino. E la fatalità vuole che lei, dopo un po' io potrebbe darsi benissimo perché fosse del tutto estranea, è stata vista entrare nel portone di via San Mattia 62 poco tempo prima del delitto. Lì l'ha vista e perfettamente sicuro di quello che dice. La conosce bene. Perché ha ucciso il suo amante? No, non sono stata io, non sono stata io. Perché ha ucciso? Avvertì telefonicamente Paolo e per gustarmi la scena della mia rivincita mi recai allo studio. Siete pazzi! Sì, pazzi! Ero deciso di impedire a tutti i costi che approfittasse di quella ragazza. Ad un tratto sentì aprire la porta. Paolo! Paolo! I due si accanirono in una furiosa lotta. Infine prese la pistola dal cassetto della scrivania. E la detenzione, quasi spinti la mente anch'io, sparai! Thank you.
Thank you.